Cari amici, buonasera, mercoledì 5 aprile, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 389. Grazie alla regia, Alberto Mola questa sera in regia e Giovanni Rossi alle camere, detto John, e possiamo iniziare subito con un augurio di vero cuore a Jacopo Cuculo, che vediamo in foto. È torinese, 19 anni, da 10 della SAF Atletica, è in coma farmacologico all'ospedale di Baggiovara dopo l'incidente avuto venerdì pomeriggio al raduno della Nazionale Italiana d'Atletica di salto con l'asta al campo scuola di Modena. Appena iniziato il riscaldamento, il terzo salto, una folata di vento violenta l'ha bilanciato e l'ha fatto cadere oltre il materasso di protezione, battuto la testa e adesso sta lottando per risvegliarsi. E ti facciamo tanti 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 auguri. Bene, passiamo agli ospiti di questa sera. Alla mia destra Corradino Rotini del CRAL Regione Piemonte. Questa Buonasera a sera in veste di tutti voi. responsabile tecnico della Vivi Città Torinese di domenica prossima 9 aprile. E poi un amico, Claudio Lano, neoeletto presidente provinciale Fidel Asti, ci dirà dei suoi programmi da dirigente federale, ma con lui ripercorreremo 30 anni di podismo, Purtroppo sì. essendo stato anche direttore del settimanale Podismo Atletica negli anni 80. Un settimanale importante, allora non è che ci fossero molti giornali e il suo era uno dei più importanti. Beh, però cominciamo con notizie e risultati con la collaborazione di Sebastiano Scuderi e Miriam Scamangas. A Torino, tutta dritta, 10 km certificati, traguardo alla Palazzina di Stupinigi, 3.030 classificati. Successo di Youssef Sbai del Team Marathon, lo vediamo sul podio, in 28.40. Allo sprint su Said Etotmani con 28.41. Terza piazza per il keniano Ismael Chelanga in 29 netti. Marouane Rasin, il nostro Marouane Rasin, è quarto in 29.16. Tutto africano il podio femminile con la keniana Paulina Naragoi, prima in 32.07, davanti a Viola Chepngeno in 33.25. Terza Clementine Mukandanga del Runner Team a 4 secondi. Prima delle italiane Martina Merlo, Aeronautica, quarta in 34.08, davanti a Barbara Bressi, Atletica Montanara, 34.16, e a Catherine Bertone, Atletica Calvesi, 34 e 20. Maratona di Milano, ottavo posto assoluto per Paolo Zilvetti dell'Atletica Candelo in 2 ore 29.06, mentre Andrea Feltrin del Giannone Running, al suo esordio sui 42 km, è decimo in 2 ore 31.15. Al femminile, nona Elisa Stefani del Brancaleone Asti in 2 ore 40 e 47, quattordicesima Laura Mazzucco, Pammondovi, 3.02.43, quattordicesima Paola Pretto, Atletica Saluzzo, 3.04.15. Maratona di Roma, dodicesimo posto nella classifica femminile per Maurizia Cunico, Atletica Palzola, in 2 ore 53 e 20, e 32. Altra gara, mezza del Marchesato a Saluzzo, 696 classificati. Vediamo la partenza, piuttosto affollata. Insieme alla 21 comprende anche la 10 km. Nella mezza maratona si sono segnati i titoli regionali di specialità. Successo del keniano Daniel Kipkirui Ngeno dell'Orvieto 1.05.05 davanti al connazionale Jonathan Kosgei Kanda, Atletica Castello, a 3 secondi dal vincitore. Terzo gradino del podio e titolo regionale assoluto per Abdelmid Ederaz del Vittorio Alfieri Asti in 1.07.52. Quinto posto 1.10.36 per Bernard De Mattei Scorrintani. Titoli regionali a Giacomo Mattio, Podistica Valle Varaita, nelle promesse 1.16.42, Enrico Aimar, Roatta Chiusani, M35 1.13.21, Massimo Galfred Ragonero, M50 1.15.01, Bruno Santachiara, Run Athletic Team M40 1.15.02, Enrico Chiapello Roata Chiusani M45 1.16.44, Giuseppe Alfarone Dora Atletica M55 1.20.27, Elio Rubis Dragonero M65 1.30.34, Ciro Cristiano della Ferrero
M60, 1.32.14 e Francesco Laregina, Atletica Carmagnola, M70, 1.42.02, Guido Menardi, Saluzzo, 75, M75, 1.53.41. Al femminile ha vinto la keniana Ruth Chelangat Vakabu, Atletica Futura, 1.17.21, seconda l'atleta di casa Minel Cannussi del Saluzzo, vediamo in foto, con 1.19.56, terza la compagna Flavia Boglione, 1.20.13, titolo F35. Gli altri titoli a Lorenza Beccaria Saluzzo Promessa 1.24.29, Nadia Re Valli di Lanzo F40 1.22.49, Giuseppina Mattone Bovesran F45 1.24.55, Graziella Venezia Pam Mondovì F55 1.33.16, Cristina Zaccone Vittorio Feriasti F50 1.36.36, Anna Maria Garelli Dragonero F60 1.54.06, Anna Pia Mirra, Ferrero, F65, 2.22.55, Daniela Bruno di Clarafon, Dragonero, F70, 2.57.52. Sulla 10 km, successo per Stefano Intagliata del Peperoncino Running, 32.59, davanti a Valerio Brignone e Davide Castello del Saluzzo. La prova femminile a Gloria Barale del Custorino, con 37.57, precedendo Valentina Gemetto del Saluzzo e l'allieva Marta Gariglio, anche lei Saluzzo. A Forno Canavese, 44esimo trofeo Val con 43 classificati, ahimè, più edizioni che classificati, è sempre triste leggere questi numeri. Comunque è stato vinto da Giovanni Negri dell'Atletica Canavesana davanti al compagno Daniele Gallon, terzo Luca Cerva del Forno. Fra le donne, bella sorpresa con la vittoria dell'allieva Assia Elma Asi, una bella promessa questa, vediamo in foto, del runner team davanti alle esperte Katarzyna Kuzminska della Canavesana e la tranese Paola Borio. A Spinetta Marengo, corsa della Fraschetta, al traguardo 173 classificati, vince Mamoudou Abdoulaye Yali del Club 96 in 32.50 su Federico Cagliani Runner Bergamo e su Filippo Morale dell'Atletica Alessandria. Simona Viola dell'Iriense al femminile in 37.43 su Claudia Marchisio del Solvay e Valeria Bellan del Palzola. Infine a Pinerolo, trail del Chisone, 101 classificati, successo di Paolo Nota dell'Agnelli, 1:13.11 su Lorenzo Becchio del Pinerolo e su Mauro Coccolo del GASM, doppietta femminile del Baudenasca con Cinzia Chiri, 1:30.30. Vediamo in foto davanti a Isabella Vidili e a Cristina Ruzzon del Vigone. Tante gare ovviamente e anche tanti partecipanti, qualche gara tanti partecipanti, altri di meno, però come si sa l'offerta è quella, c'è chi preferisce magari la tal gara per il tracciato, l'altra gara per l'organizzazione, l'altra gara per il panorama, l'importante è che si corra sempre e in tanti. Noi eravamo con le telecamere a Pianezza in occasione della Marcia Verde sotto la pioggia, ecco, vediamo arrivare subito il vincitore Giovanni Bosio dei Desani davanti a Paolo Boggio del team d'Urbano e terzo, poi ve lo vedremo adesso, Giuseppe Faraone del Gio Rivera, lo vediamo arrivare adesso in volata. Al femminile, e vedremo anche arrivare le donne adesso subito dopo nelle immagini di Giovanni Rossi che ha sfidato la pioggia, ecco qui siamo ancora nell'ordine d'arrivo dei primi maschile, mentre al femminile, eccola qua che arriva, dominio di Laura Rao della Dora Atletica davanti alla compagna Claudia Guiotto, eccola qua che arriva, e a Silvia Ostorero del Kral CTT. Bene, abbiamo detto del tempaccio e infatti subito non pioveva molto, poi si è scatenato il diluvio come testimoniano queste belle immagini di Giovanni Rossi che anche lui ha sperimentato dal vivo cosa vuol dire riprendere e pulire l'obiettivo di continuo. Perciò ci scusino qualche concorrente se non è stato immortalato, però è già stato eroico in questo caso. 433 classificati con qualche defezione rispetto ai 500 iscritti.
ovviamente causa il maltempo, ma soprattutto per la caratteristica del tracciato, 10 km e mezzo, quasi tutti su sterrato, anzi, per meglio dire, quasi tutti su l'infangato. E però non si può asfaltare tutta la campagna. E, poi abbiamo visto già i primi, però nei primi abbiamo trascurato che dietro l'arrivo di Giuseppe Falcone, cioè dietro l'arrivo, sì, alle spalle di Giuseppe Falcone del Gio 22, abbiamo visto poi arrivare Luca Gronchi del Valsusa, che ha preceduto Francesco Argenio, un nome molto conosciuto del Kral GTT, perché qualche anno fa vinceva a livello assoluto, poi si è fermato e adesso pare voglia riprendere la sua bella carriera, speriamo bene, promette già bene. Dunque abbiamo detto di Laura Rao, F40 della Dora Atletica, che si è aggiudicata la gara femminile in 43.02 con 1.54 sulla compagna Guiotto e a 3.54 su Silvia Ostorero. Poi ci sono i vincitori delle altre categorie, tra i 35 Gilles Andronico dell'Olimpia Atletica, negli M40 Antonio Giuliani, Amici Pianezza, 45 Maurizio Meoli della Tranese, negli 50 Angelo Cottitto della Bairese, M55 Mario Martina del None, nei 60 l'Eterno Bruno Bianco della Bairese, Vincenzo Cinus nei 65, anche lui Bairese, M70 Severino Guiotto della Dora Atletica, devo appurare se è il papà della Claudia Guiotto, M75 Carlo Marino del Baudenasca, anche lui veramente eccezionale. Poi classifiche di categoria femminili, nelle 18 Alessandra Torchio del Venaria, nelle 35 Carolina Cacciotto del None, nelle 45 Monica Milanetto Venaria, 50 Marisa Fabbro Giordano Lombardi, 55 Cinzia Allaso del Tiger, 60 Anita Tromba al Pellice, nelle 65 Rosanna Moroni del Cafasse, nelle 70 Francesca Zanellato Michelin, Venerina Callegari del Giordano Lombardi nei 75, poi gli allievi Scrivani del Rivarolo, cadetti Osler del Dora Atletica, nelle cadette Gaia Tosco, nei ragazzi Gianluca Allasia del Pomaretto e nelle ragazze Gioia Poli del Venaria. Non ho visto se c'era in chiusura, sì, mi fa un segno che siamo in chiusura del primo blocco, un minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in corsa, mercoledì 5 aprile. Claudia, allora hai visto tutta la sequela la sequenza dei risultati anche all'epoca tua, ormai posso dire all'epoca tua quando eri direttore. Diciamo di per il secolo scorso, che dà più l'idea, insomma. Innanzitutto ho citato e fatto i complimenti a Podismo Atletica, il giornale che dirigevi nel fine anni 80, no? Possiamo mandare in grazie, ho fatto due foto, tra l'altro ho scelto a caso, ecco, anche per i titoli, perché c'è questa, non è l'ora di fare un calendario annuale, ecco qui già proponevi, eri già polemico allora, o almeno propositivo, si dice così, e già allora, e qui è tempo di elezioni, tra l'altro Angelo Cremascoli, il quadriennio è stato per noi molto positivo, tu avevi già delle obiezioni in quel campo, comunque, ecco. E adesso apprendo, poi avevo anche una clip di 20 anni fa, quando avevi un po' più di barba e pochi capelli in più, diciamo. Sì, qualche etto in meno anche, però volendo essere Pignoli, ma... Hai sottolineato tu questo particolare, non mi permetto di fare questa storia. Anche perché ormai impalo le telecamere, quindi non posso negarlo. Grazie Alberto, eccolo qui.
Vedi, insomma, gli occhiali sono identici. Sono quasi uguali, sì, è vero. E come oserei dire, lo appureremo nel corso della trasmissione, perché ne parleremo molto, anche il tuo carattere. Innanzitutto, ultimamente non ti ho citato, però penso ti siano fischiate le orecchie, perché avevo letto un parere, un commento precedente alle elezioni del comitato regionale riguardo le candidature del professor Tirletti e del compianto Adriano Schieri. Sei sempre stato un po' controcorrente e caustico, non li leggerò perché non è il caso, ormai anche solo... Anche perché ci sono sempre evoluzioni, quindi esatto. Insomma, mai è vecchio, mai è storia. Però a questo punto sei anche tu caduto nel calderone, ti hanno eletto, ti sei proposto e ti hanno eletto presidente provinciale Asti. Innanzitutto spiegami questa scelta. Ma la scelta è di fare presidente provinciale di Asti, perché io ormai da quasi 20 anni sono, ho una doppia vita, nel senso buono del termine si intende, nel senso che come lavoro e vita pubblica sono torinese, come cultura e vita privata sono astigiano. Per cui, vabbè, insomma, essendo lì, facendo sempre comunque delle cose per l'atletica, per il podismo, eccetera, è stato un fatto abbastanza naturale poi anche proporsi e far qualcosa, visto che, insomma, non per vantarci, ma ad Asti, come tutto a Piemonte, di problemi, grazie a Dio, non ci mancano, insomma, per cui da fare ce n'è. Per questo è stato fatto abbastanza naturale, non è neanche stato un accontentarsi, un tornare indietro, visto che non so perché pare che ci sia questa fama così di polemico, insomma, mi sembra strano, ma no, visto che comunque ho dato parecchio anche a livello regionale, eccetera, poi non mi è più stato chiesto l'apporto e quant'altro, quindi voglio dire, fare le cose per Asti, dove per fortuna siamo tutti amici, se vuoi. Siamo rimasti in pochi, ma come sempre quando si arriva a livello familiare siamo tutti amici, siamo tutti d'accordo, per cui diventa poi un fatto naturale comunque darsi da fare in quell'ambito lì, insomma. Poi bene o male è anche una soddisfazione, purtroppo ad Asti è la culla della corsa su strada in Piemonte, insomma, è una cosa ormai storica, insomma, quindi diciamo che è anche una questione affettiva, cioè io ho cominciato a fare corsa su strada, quindi atletica, cominciare corsa su strada e nell'astigiano, e quindi insomma è anche una cosa, diciamo, affettiva, perché se si può fare qualcosa molto volentieri. Ci sono delle classiche che sono famose, oltretutto. C'erano, purtroppo. C'erano. Sì, no, ma ad Asti c'erano delle classiche, c'erano tantissime gare, c'erano gare in tutti i weekend, sabato e domenica, domenica mattina, domenica pomeriggio. Adesso purtroppo ad Asti penso che in un anno non penso che arriveremo a organizzare 20 gare, quindi penso che questo dica molto. Per farti un esempio, non per essere polemico perché non sono il tipo, sia chiaro, ma parlando proprio di numeri, tu dicevi appunto il giornale 30 anni fa, quando facciamo questa settimana, io ricordo che nella sola provincia di Torino, solo le gare su strada, quindi senza montagna, senza pista, certi weekend di giugno e luglio io contavo 12-13 gare su strada solo nella provincia di Torino. Adesso mi sembra che se ne organizzi una per weekend e fa. Quindi la situazione è quella, capisci che quando sei così, visto che quando tu stavi dando i numeri prima, Davide, rispetto alla maratonina di Saluzzo, quando vedi M50 e 1,15, M55 che sarebbero i miei coscritti, come si diceva una volta, 1,20, capisci che appunto è meglio fare il dirigente che non l'ex atleta, perché insomma, e capisci comunque che quando hai questi numeri, insomma, vuol dire che c'è da fare, ce n'è, forse bisognerebbe rimboccarsi le maniche, e poi al di là adesso del fatto delle battute, comunque delle polemiche, dell'essere caustici, in realtà quando si è lì si cerca di lavorare tutti quanti per uno scopo, questo è poi quello che si può fare. Ma il bacino di Asti, su quanti elementi può contare? Il bacino ovviamente di praticanti. Ma guarda, come praticanti e tesserati ad Asti penso che siano un 300-400, eccetera. Per quanto riguarda la corsa strada c'è ancora un discreto numero, penso che siamo sui 200 grosso modo. Il problema è quello di tutta l'atletica italiana, non solo, e che sono sempre gli stessi, cioè sono gli stessi che correvano 30 anni fa, insomma, quindi purtroppo la mia categoria è quella messa meglio, perché me li trovo sempre, me li porto sempre appresso, no? E io dico sempre che il podismo è uno sport strano, perché generalmente la gente, come naturale che sia, tende a
esorcizzare la vecchiaia, no? Qui invece nell'atletica, che fate delle categorie, c'è gente che ne vede l'ora di invecchiare, no? Dice, magari non è, però il prossimo anno sarò un'altra categoria più vecchia, quindi potrò finalmente, ecco, quello è un fatto positivo, nella mia categoria no, perché invecchiano anche gli altri, purtroppo non so cosa farci, però a parte le battute, il concetto è proprio questo, no, cioè, sono battuta, sempre gli stesse persone, non ci sono giovani, ma addirittura gente, il buon Teo Avatanio, insomma, che ormai è nonno, adesso quest'anno è un po' mollato, ma fino all'anno scorso, 2 anni fa, era ancora tra i protagonisti assoluti, capisci? Cioè, è bello, è romantico vedere queste persone di 30 anni fa, però poi vai a vedere i tempi, eccetera. Tu sei stato per molto tempo addetto stampa al Custorino, e perciò hai anche molta esperienza a livello assoluto, sei stato speaker nei meeting, insomma, hai un'ottima esperienza. Trovi, perché? Innanzitutto perché ti hanno enucleato, oppure sei tu che ti sei tolto dal nucleo? Tolto io proprio no, io nel Custorino ero una delle anime, assieme a Riccardo Delliccio, curavo il settore atletico intero, ho inventato la squadra femminile, quindi era qualcosa di più dell'addetto stampa. Eravamo onestamente anche un bel gruppo di amici, insomma, che con tutti i tecnici di allora, eccetera, che hanno smesso tutti quanti. E purtroppo è l'evoluzione, in Piemonte la realtà è quella che è, insomma, qui se fai qualcosa e quelle capacità, anziché essere aggregato, tendi a essere emarginato, insomma, lo so che non è bello detto da me, perché potrebbe essere così un po' un pavoneggiarsi, però purtroppo è la realtà, quindi non sei considerato, sei messo ai margini, si preferisce puntare su gente che non dà fastidio perché non fa niente, bravi per carità, però non fanno nulla e tu devi faticare così, insomma, è la realtà che ci posso fare. Insomma. Ma per la provincia di Asti ti hanno votato all'unanimità, è quella la ragione per la quale ti sei proposto? Sentivi già questo? Sì, no, è nato una cosa ovvia, cioè nel momento in cui c'era da fare queste cose, sì, tutti quanti hanno proposto a me, hanno pensato a me, ma sai, sono già anni che con i vari organizzatori ci si danno a mano a organizzare gare, qui ci si conosce tutti quanti, quindi è stato fatto abbastanza naturale, no? Cioè, ogni tanto c'era qualcuno che diceva, ma vieni con noi, vieni a fare il presidente, perché si funziona così, no? E per questo è una cosa abbastanza naturale, cioè, ma ci conosciamo tutti quanti, c'è bisogno di gente, e poi ad Asti, diciamo che mi muovo tra virgolette politicamente anche per altre cose, quindi sono abbastanza introdotto, conosciuto, eccetera, quindi è stata una cosa abbastanza naturale, una cosa ovvia, insomma. E adesso si riparla di nuovo a livello regionale di nuove elezioni, ovviamente, e tu innanzitutto che rapporto hai con il comitato regionale attuale, ovviamente? Ma il comitato regionale attuale non c'è, e quindi ho un buon rapporto, se non altro per quello. No, e con intanto bisogna dire una cosa, bisogna anche avere un po' il senso, diciamo, delle istituzioni. Quindi quando tu rappresenti la federazione, con gli altri livelli si collabora sempre, cioè è una questione di principio. Poi sul piano personale ci possono essere desideri o non desideri, però quando sei lì per lavorare per l'atletica è anche pressoché impossibile non andare d'accordo. Poi insomma cerca di fare quello che si fa. Sul piano personale ti dico onestamente, non ci sono grossi problemi neanche lì. Adesso non so quale sia l'evoluzione, nel senso che quali possano essere le candidature, insomma, se due candidature o una sola. Diciamo che con quella che probabilmente non vorrei, adesso non so se do uno scoop, se comunque sicuramente sarà una delle due candidate, cioè la candidata, poi l'altro probabilmente sarà un candidato, se c'è, che è Rosy Boaio, attualmente la vicepresidente, con lei ho ottimi rapporti personali già da prima, perché io, come si suol dire, nemo profeta in patria, no? Per cui io nel torinese nessuno faceva finta di conoscermi, però insomma nel cuneese, nello stesso astigiano, ma anche in Liguria e in Val d'Aosta, ci manca solo più che mi diano accennazzo onoraria, quindi insomma... Il torinese era sopportato fuori, neanche quello, ma comunque. Però comunque nel cuneese, insomma, sa che ho fatto, ancora adesso lavoro come speaker nel cuneese, quindi Rosy Boaio io la conoscevo già da allora, ci siamo visti tra l'altro pochi giorni fa proprio per vedere alcune cose a livello di federazione, e ti dico, con lei c'è un ottimo rapporto, anzi l'ho detto tranquillamente a lei, dico, per me se le cose sono queste, quello che interessa a noi è che si collabori, che si dia retta. Io ho due cose ho detto a lei, l'avevo già detto prima quando c'era ancora la buona anima del buon Adriano, purtroppo è il giorno prima che è mancato, quindi non è stata anche una cosa piacevole, però gli dissi, guarda, secondo noi le problematiche del territorio, diciamo, sono due. Una è che voi regionali dovete imparare a sentire i comitati provinciali, perché questo comitato regionale, dalla presidenza da Milano in su, ha cercato di accentrare tutto,
E quindi bisogna centrare e soprattutto detto, bisogna riportare le corse su strada ai comitati provinciali. Approfondiremo anche questo concetto. Per adesso, minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in corsa, mercoledì 5 aprile. Prossime gare, abbiamo parlato tanto di gare, beh, anche adesso Claudio Lano accennava che una volta c'erano 10-12 gare per domenica, per weekend, beh, non ce ne sono 10-12, però siamo incamminati bene. Sabato 8 aprile a Pianezza, camminata della solidarietà, 8 km non competitiva a favore dei terremotati, partenza 16:30 da Piazza Leuman. Domenica poi a Rona, seconda a Rona 10 km, partenza 9:30 ad Asti, paese rappresentato proprio adesso da Claudio Lano, cioè paese, scusi, c'è una città, dai, se no si offendono, poverino. Ventesimo trofeo Piero Vogliolo, 10 km, partenza alle 9:30. Mongrando Biella, primo mini trail di San Michele, 6 km, non competitiva. Ad Alba, prima marcia del Rotar, 9 km e mezzo, non competitiva. Bussoleno, quarta alle May, tutta storta, chilometri 12, non competitiva, partenza ore 9:30. Direi che ci sono tante non competitive. Decima edizione della Maratona Alpina di Val della Torre, anche sempre domenica, organizzata dall'Associazione Sport Insieme, 42 km in montagna, partenza e arrivo della maratona, al Palazzetto dello Sport Umberto Barera di via Givoletto 3 a Val della Torre, mentre la mezza maratona, 22 km, si conclude al Col dell'Is. La quota di iscrizione della mezza maratona comprende il rientro dal colle, con i mezzi dell'organizzazione ovviamente. L'intero ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto, l'intero ricavato sarà devoluto al comune di Amatrice, aderendo all'iniziativa Adotta un'opera. La partenza è fissata per le 8 con qualsiasi condizione meteo. E poi abbiamo la gara clou a Torino, la Vivicità torinese. E di questo ce ne parla proprio Corrado Rotini, perché buonasera a tutti. Tu hai cominciato già, qui sei responsabile tecnico, no? Sì, diciamo che siccome è una gara nazionale, pertanto è una gara che deve avere anche l'approvazione FIDAL, e pertanto la nostra società, la Regione Piemonte, è una società affiliata alla FIDAL, diciamo che un po' a rappresentare di quello che è il movimento della corsa in Piemonte, come la Regione Piemonte, abbiamo un po' raccolto il fatto di essere la società frontman per il Vivicità. La tua carriera personale inizia da molto tempo fa, perché hai cominciato con Bitetto, con la gara del Trofeo Foresto. Abbiamo una piccola clip da farti vedere. Vediamo, vi ringrazio. Sì, è vero. Ma comunque, chi parla della gara? Mi meraviglio che lo fai tu, che sei del Toro. Io sono Granata. Non dovresti. Non mi tocca. Vabbè, il problema. Vabbè, Corradino, responsabile del percorso, direttore gara. Io non lo sapevo, lo eri già l'anno scorso. Tra l'altro, mi facevi notare che nell'articolo che avevo scritto il giorno successivo alla gara, avevo messo in risalto proprio stranamente la puntualità, la precisione del percorso. E guarda, adesso il Bitetto alza già gli occhi. In vena polemica, ecco. No. Però effettivamente adesso col senno di poi posso dire si era sentita la tua mano. Ma questo mi fa piacere che sia stato notato e che poi a suo tempo sia stato anche divulgato. Certo è che correndo e facendo anche le gare un po' in giro, io ho sempre valorizzato quelle corse che erano un po' proprio a servizio del podista, di colui che corre, che ha bisogno in qualche modo, quando fa la sua strada, la sua corsa, avere dei punti di riferimento per i quali può correre tranquillo senza tante distrazioni. Pertanto, ma grazie comunque alla disponibilità dell'organizzatore, che
ho detto guarda proviamo a fare così, vedrai che le cose funzioneranno bene, funzioneranno meglio, siamo riusciti in qualche modo a portare a termine le ultime due o tre manifestazioni senza quei problemi che un passato senza, come dire, né responsabilità di nessuno casualmente possono capitare. L'esperienza ce l'hai, però quest'anno mi sa tanto che è un'impresa che da tremare i polsi, come si suol dire. Ebbene, nel frattempo il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato, saranno passati 10 anni probabilmente. Anche perché non vorrei essere, non lo dico in tono polemico, però quest'anno c'è l'incognita dell'assenza di Emiliano Nasini nel progetto, che Emiliano ha una certa esperienza nell'allestire, nella regolarità dello svolgimento della gara. Allora, non, la pensi così oppure? Allora, senza dubbio Emiliano è un organizzatore con i fiocchi, nel senso che è in grado di saper organizzare e mettere tutto a punto per quello che riguarda una manifestazione podistica di qualsiasi livello essa sia. Quest'anno Emiliano non ha fatto parte, come dire, del comitato organizzatore, perché sono cambiate anche un po' le cose all'interno della WISP. Ma intanto sono immagini, sì, della edizione del 2006, anche questa certo, datata, chissà quanti giovani, Claudio. Sei in pieno revival oggi. Chissà quanti giovani di questi non corrono più e quanti, penso pochini, corrono ancora. Comunque dicevi. Essendo un po' in una fase di ristrutturazione, nel senso che i suoi organismi non sono più, come dire, quelli che sono stati eletti 5 anni fa, quindi essendo un po' cambiata la sua organizzazione ed essendo un po' scaduti anche i termini del mandato che si aveva, anch'io ero vicepresidente della Lega Atletica WISP, il comitato giustamente ha detto adesso proviamo a fare noi, rivitalizzando una manifestazione, dando anche una caratteristica che non sia soltanto ed esclusivamente agonistica e competitiva come lo è stata nelle ultime edizioni, ma rivedendo. Sento, guarda che certo, partenza, tu sì, correvi già a quell'epoca, perciò sì, 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 sai benissimo cosa vuol dire una partenza simile. Certo. Ecco, però tu dici puntare di più sulla non competitiva, quello che è lo spirito in pratica di diciamo riuscita. Che esatto, quest'anno si è cercato un po' anche di riappropriare quelle valenze che avevano un po' caratterizzato il Vivicità dei primi anni, tant'è che grazie poi alla capacità e dell'esperienza di Giovanni Pavanelli, di Paolo Francone e del il ragazzo che adesso mi sono dimenticato come si chiama, ma lo voglio citare perché è stato importantissimo per la definizione del percorso, ecco che il percorso si è avvicinato proprio alle sponde del Po, pertanto perciò è cambiato anche il tracciato. È cambiato un po' il tracciato, sempre 12 km sempre 12 km compensati con tutte le gare nazionali che riguardano 50 città in Italia e una decina che anche nel lì mondo. Dal punto di vista competitivo non so se Claudio è d'accordo con me, a me pare una gran strofinatura, perché fare delle compensazioni in una città come Genova o come Torino non lo so. No, il principio è simpatico, diciamo, sì, così. Certo, tecnicamente è un po' un problema, nel senso che non andrebbe compensati i tempi, andrebbe compensato il percorso. Ci dovrebbe essere un percorso, sì, più difficoltoso, meno lungo, meno di modo lungo, che ecco, però, per quanto possa essere la certo, stessa, certo. Cadiamo di nuovo nel tema più non competitività. Esatto. Piuttosto. Quest'anno c'è questa grande. Come pensi di poterlo impostare, di poter invogliare? Intanto abbiamo visto proprio l'ultima immagine era proprio rivolta a Su Nasini. Ah.
Beh, intanto c'è una grande novità quest'anno, dove i primi 500 non competitivi che si iscriveranno avranno l'iscrizione gratuita e quindi con il pacco gara. Aspita. Ecco, e questo è anche un modo per dare una valenza e è un'interpretazione. Delle iscrizioni, visto? Le iscrizioni si chiudono sabato per la non competitiva, sabato alle 18 presso la sede del comitato in via Nizza 102 fino alle 18 del sabato. Quindi non competitivi possono, come dire, iscriversi lì, ma durante però questo fine settimana, domani, dopodomani, possono iscriversi presso le 34 farmacie di Torino che sono state coinvolte in questo progetto e che pertanto l'elenco è possibile. Ma qual come è dire. Il nesso tra farmacie e... E Corri in Salute, ecco, avevamo messo anche una... Pensavo un invito nascosto a frequentate la farmacia. Anche perché secondo me la farmacia dovrebbe essere ancora un luogo dove la salute dovrebbe essere ben salvaguardata e non peraltro. E quindi credo che il motivo fondamentale sia quello, anche perché sono dei non competitivi. Diverso sarebbe per i competitivi. I competitivi che devono iscriversi entro? Devono iscriversi entro venerdì alle ore 24 presso La UISP, entro venerdì, non sì. Perché anche FIDO. Grazie, certo, ma grazie, come dire, ai buoni rapporti che in questi ultimi tempi, ma direi che da un po' di tempo, soprattutto per certi argomenti specifici, c'è questa grande collaborazione e pertanto anche capendo un po' lo spirito di questa vicinità, che è una gara un po' unica e particolare, è stato permesso il fatto di poter iscrivere tutti, anche i tesserati FIDA, nonché i tesserati WISP, nonché i possessori di RAN card, fino alle 24 di venerdì. Corradino, ti interrompo. Dimmi. Però ci siamo prolungati un po' con altri discorsi, riprendiamo nella prossima parte, quarta e ultima parte, ahimè. Per adesso un minutino volentieri. Di pubblicità. Grazie. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa, mercoledì 5 aprile. Ti ho interrotto, Corradino, mentre stavi esponendo appunto questa tendenza a focalizzare sulla non competitività. Ma allora devo arguire che questo cambio in direzionale nel consiglio direttivo della UISP è avvenuto, diciamolo subito per chi non lo sapesse, Emiliano Nasini è decaduto da presidente della UISP Piemonte, è stato eletto presidente consigliere regionale. Sì, provincia di Torino Aguilar. Sì, giusto. Speriamo di avere poi ospite, certo, nelle prossime puntate. Però cos'è cambiato anche la mentalità? No, per il momento non si può dire che sia cambiata la mentalità in senso generale. Diciamo che questa corsa, questa gara, questo evento, che lo chiamiamo l'evento perché è un evento cittadino, che ripeto, nel corso degli ultimi anni è cresciuta a livello proprio, oltre che di presente, ma anche di atleti competitivi, è arrivato al suo culmine, è arrivato al suo massimo e abbiamo capito che oltre quel numero di circa 1200 competitivi dell'anno scorso, che non sono pochi, poteva anche essere interpretato come la migliore realizzazione possibile di una gara competitiva della WISP. La WISP è anche altro. In questo non momento, vorrei, Corradino, sì, che si puntasse, io parlo da podista, non dico atleta, ma, per carità, altrimenti mi sparano. Però da podista, non è che focalizzate troppo sull'aspetto così sociale, politico, chiamalo pace, solidarietà internazionale, difesa dell'ambiente, diritti, i valori della corsa, amica dell'ambiente, ad impatto ambientale zero. Cioè, questi sono tutti temi per i quali, tra l'altro, avrà come slogan luoghi in azione. Certo. Allora, pensiamo poco al podismo e no.
Non è così. Una volta si può fare. Una volta possiamo veicolare questi argomenti, si possono veicolare questi argomenti. Lo dice anche mia moglie, una ecco. Volta si può fare. attraverso questa grande cosa che è la corsa, insomma. E quindi perché no non mettere anche in evidenza attraverso questo tema che era ormai la corsa, per dire, patrimonio un po' di tutti, mettere in evidenza anche altri valori. Non ultimo il fatto che dei 7 euro dell'iscrizione, 1 euro va, come dire, dedicato a questi poi ragazzi della Siria di cui ultimamente abbiamo anche saputo tragiche notizie, per poter costruire delle attrezzature sportive nelle loro case. Quindi una volta si può fare. E Vivicità è la manifestazione dedicata anche a questo. Non trascuriamo di dire l'orario di partenza, uniformato a tutta Italia, 10:30, dato dal GR1. Bravissimo. Anche qui ci sarebbe da obiettare, 10:30 per il podismo, una partenza. È una partenza però bisogna anche... A Roma si alzano alle 10 del mattino, ovviamente. Però posso dire, mi intrometto maleducatamente, faccio come Sgarbi in questi casi, sul discorso che dicevi prima, a parte che la WISP secondo me storicamente si caratterizza anche per l'impegno sociale, eccetera, abbinare lo sport, eccetera, eccetera. Però la cosa curiosa è che se tu facevi l'elenco delle gare prima, le gare non competitive sono quelle approvate FIDAL, le gare competitive ormai le fanno gli enti di promozione, e, per carità va benissimo, non ci mancherebbe poi, però andiamo a vedere che poi WISP, Nasini, Nevio Sturaro, c'è tutta gente che era in FIDAL prima, e la FIDAL per antonomasia dovrebbe organizzare la gara competitiva e gli enti di promozione le gare non competitive, poi non magari anche con fini sociali. Ecco, sì. Cioè, vedi questa curiosa situazione, non è che io sono polemico, è la situazione che è così, cioè, i conti non tornano, ecco, diciamo così. Pensa che io ti volevo chiedere il tuo rapporto con la WISP a livello provinciale, com'era con la WISP? Provinciale intendi Torino? Asti. Allora Asti, per fortuna o purtroppo, gli enti di promozione nell'atletica, nella corsa strada non ci sono praticamente. Dico per fortuna, perché come federazione vuol dire che possiamo ancora gestire le cose noi, con mille problematiche, ripeto, decimando le gare. Purtroppo, perché come podista, dove ci sono la WISP, eccetera, almeno ci sono gare, insomma. Eccetera. Noi abbiamo dei grossi problemi. Io vedo gli organizzatori che mi dicono, guarda, io il prossimo anno non organizzo più, o al limite forse la faccio non competitiva, perché ormai i costi per organizzare una gara competitiva, attenzione, senza avere nulla proporzionalmente in cambio, non consentono più. Ormai organizzare una gara competitiva sotto le leggi della FIDAL sembra quasi che sia diventato un reato, non so, trovo una cosa molto strana. Insomma. Io vedo proprio molte difficoltà di organizzatori che smettono di organizzare gare. Insomma. E tu hai una ricetta? Ma se io avessi la ricetta sarei qui a fare l'899, il Mago Telma, eccetera. No, però al di là di questo, la ricetta secondo me è quella che bisogna intanto capire che siamo nel XXI secolo. No? Quindi nel XXI secolo vuol dire che la tecnologia, ad esempio, la si usa per accelerare i tempi, cioè per accelerare le cose, quindi abbreviare i tempi. Dal momento in cui c'era il Sigma, per esempio, che è un passo in avanti sicuramente, noi le iscrizioni delle gare su strada, anche delle garette parrocchiali, dobbiamo chiuderle entro il giovedì sera. E la tecnologia va all'opposto, cioè deve essere perché tu arrivi al mattino col tesserino, col bip, lo passi, sei iscritto, se sei in regola con la visita medica, se non sei iscritto, la classifica ce l'hai in tempo reale. Invece noi qui abbiamo l'omino nel Sigma che il giovedì notte, venerdì eccetera, si mette lì e digita uno a uno gli iscritti che tu gli mandi. La classifica, c'è i giudici che prendono il numerino del pettorale e poi c'è di nuovo l'omino nel Sigma che si rimette lì a mano uno a uno. No, la tecnologia vuol dire che tu dalla tua sezione degli iscritti della città ti colleghi direttamente alla iscrizione e iscrivi automaticamente le gare. La classifica, quando tu arrivi c'è il bip o il codice a barre e tu sei automaticamente classificato senza che il giudice faccia questo. Questa è la tecnologia, quindi aumentare i prezzi per raddoppiare i tempi, questo è il problema. Quindi come vedi, senza inventare nulla, basterebbe fare le cose normali, perlomeno. Il CRAL Regione Piemonte intanto ha doppia affiliazione. Sì. Ecco, e, penso che voi, tu, non voi, tu la pensi come Claudio? Beh, certo, tant'è che proprio la modernizzazione della tecnologia ha permesso di defaticare moltissimo nell'ambito che io,
che io conosca, delle gare organizzate dalla Lega, ex Lega Atletica, dove succede proprio questo: noi possiamo iscriverci fino all'ultimo momento presso, come dire, il sito, e abbiamo tutti il chip e prontamente le classifiche vengono fatte durante la corsa. In effetti il fatto della obbligatorietà dell'iscrizione entro il giovedì sera ha anche le sue però valenze positive, che sono quelle: io so quanti ce ne sono, mi organizzo come organizzatore per fare poi i pacchi gare, i premi eccetera eccetera, ma toglie un po' quella libertà del podista, che io mi sveglio un mattino, ecco appunto, voglio andare a correre lì, vado, lo posso fare senza dover pagare la sovrattassa che ci va perché c'è l'affaticamento della segreteria eccetera. Sì, bisogna un po' snellire. È chiaro che l'iscrizione prima, se l'organizzatore ritiene indispensabile, va benissimo, non è che dico, il problema è che non può imporre a tutte le gare, quindi ripeto, anche a 100 partecipanti, l'iscrizione entro il giovedì. Su questo, certo, bisogna calibrare l'importanza. Chiaro che alcune gare, come le mezze maratone, devi chiuderla anche una settimana prima. Certo. Però comunque si tende già a questa Runcar, per esempio, a dare già un po' di sapore sulla mancanza dell'obbligo di doversi iscrivere presso qualsiasi società. Già questo è un obbligo che moltissimi appassionati, gente che va a correre nei parchi, fino all'avvento della Runcar non facevano nessun tesseramento, almeno avendo la Runcar, certo, non sono obbligati a sottostare agli obblighi di una società, non hanno i vincoli, partecipazione, almeno hanno il suo tesserino e corrono dove e come sì, vogliono. Sì, questo è vero, però diciamo che quello è anche un discorso logico, cioè il fatto, se tu ricordi quando appunto il secolo scorso correvamo già noi, c'era il tesseramento alla federazione da liberi, poi si è tolti, esatto, ma giustamente sì. Secondo me, perché in quel modo ci sono delle responsabilità anche civili eccetera, giustamente. Il problema però siamo sempre lì, cioè, va benissimo la Runcard, però io ripeto, quel tipo lì di Runcard eccetera è più una cosa da enti sportivi che non da federazione. In tutti gli sport è così, nel calcio esistono i tornei, le squadre di bar che fanno i tornei ICS, WISP, poi ogni 30 società da bar ce n'è una che vuole fare il salto di qualità e si affilia alla federazione con determinate regole specifiche, ma così deve essere. Cioè, noi abbiamo 10.000 tesserati in Piemonte, dico per dire, non dobbiamo dividerci 10.000 con la WISP con gli altri, noi abbiamo 50.000 praticanti, gente che va a correre la domenica, così noi dobbiamo coinvolgere 50.000 persone di cui 10.000 tesserati fidano. Beh, certo. Siamo purtroppo in dirittura d'arrivo, questa sera è volata anche, e ringrazio gli ospiti di questa sera, Corradino Rotini, che vi dà grazie appuntamento a domenica a Vivi Città qui a Torino al Valentino, partenza alle 10.30, e Claudio Lano, che ringrazio per averlo rivisto dopo un secolo, sempre pimpante, sempre polemico e io aggiungo sempre capace. Una presenza di peso, si può dire. Comunque gli auguriamo buon lavoro da presidente della FIDA provinciale di Asti, e a voi telespettatori do appuntamento mercoledì prossimo, ovviamente con altri ospiti e sempre importanti. E vi lascio con la massima: ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino. Notte.